Once we get the DNA and the money, the world will be ours! What about your promise to Colonel Golukovich? I have no interest in the revival of Mother Russia. You're not thinking of reviving Big Boss's dream. From today, call this place Outer Heaven. Big Boss's dream. But Boss, you're not worried about the PAL being overridden. If the code is in it again, it'll be deactivated. No need to worry. The DARPA chief and the ArmsTech president are both dead. Does Snake know how the override system works? You interrogated him, don't you know? He didn't have any keys on him. Good. Then no one can stop Metal Gear now. By the way, what should we do with that woman? Want me to kill her? Let her live. She's Campbell's niece, and Snake cares for her. We'll keep her as our ace in the hole. Meryl, she's alive. Snake, I found Baker's top secret files. Great job. How's it going there? They've finished inputting the PAL codes. So how do we deactivate them? Okay, you see the override system that the president was talking about. It can also be used to input the detonation codes. You see, if you insert the keys when the warhead is active, you deactivate it. And if you insert them when it's inactive, it becomes activated. And you can only use the keys once. Only once, huh? Yeah. You better get started. We don't have much time. But it takes three keys, right? I've only got one of them. Hold on a minute. You see, that's the trick. You already have all three keys. What are you talking about? The card key is made of a shape memory alloy. Shape memory alloy? Yes. It's a material that changes shape at different temperatures. The key is made out of it. This card key? Yeah. The card key changes shape at different temperatures. So this key is actually three keys in one. Clever. Can you see the input terminals in the center of the control room? I see them. Those three laptop terminals are for the emergency input. There should be a symbol on each screen. Each symbol corresponds to a different key. Input the keys in order from left to right. The left one's for the room temperature key. See the symbol? Next to that goes the low temperature key. The one on the right is the high temperature key. Okay, I got it. First, I change the shape of the card, and then I input them in order, right? That's right. All you do is insert the card keys. After you insert the key into the module, a hard disk reads the information contained on it. Once you've finished with all three terminals, the code input process is complete. But here's the thing. You can only use the key three times. It's an emergency system. It's only meant to be used once. The world is riding on that key, Snake. Who's that? Damn! The key fell in the drainage ditch. Snake! This is bulletproof glass. There's no way in. I'll enjoy watching you die. Snake, you've got to get that key. Well, a tutti raga, qua è Visca. E oggi dovremmo cambiare. Dobbiamo cambiare la forma di della chiave che ci ha dato Baker. Però prima dobbiamo andare a prenderla. Perché, visto che quello stronzo di Ocelot mi ha sparato, è finita nel canale di drenaggio. Comunque, manca ancora poco affinché mi scontri con il Metal Gear. L'unico problema è che probabilmente questa missione qua sarà un tantino noiosa, perché era lì la scala, maledizione, perché in pratica, come avete potuto leggere, quella carta lì funziona, cioè è in pratica tre chiavi in una.
Nel senso che dovrò scaldarla, dovrò raffreddarla e poi scaldarla. E in base alla temperatura che ha questa carta, cambia la porca puttana. Sto perdendo la vita. Vabbè, comunque. Dovrei trovarla comunque, se no. Vabbè. Azioni, ma. Cambia la forma e quindi posso attivare la roba. Oh, Pike Cave, finalmente. Però io adesso dobbiamo salire, quindi teniamo la roba. Non la so come dobbiamo risalire ancora, che palle. Adesso dobbiamo mettere la carta dentro nel primo laptop. Sarebbe per disattivare il Metal Gear alla fine. Dai, veloce. Veloce a prendere. Dai, passa, guardia di merda. C'ho voglia di beccarti all'ultimo. Siamo arrivati. Allora, iniziamo a lanciare una chaff così per avvisare che ci siamo. A prendere la palla, non mi ricordo così. Ok. Dobbiamo raffreddare la chiave. Dobbiamo raffreddare la chiave. Sarà un bel avanti e indietro, perché adesso dobbiamo andare in pratica. Dobbiamo andare in pratica dove abbiamo sconfitto Vulcan Raven, sostanzialmente. Sali. Starli un po' a raffreddarla. Quindi adesso mancano 4 minuti, 5 minuti mancano, maledizione. 5 minuti bisogna raffreddare la chiave. Quindi mi sa che sì, con molta probabilità questa puntata qua la userò tutta, anche solo forse per raffreddarla. E la volta prossima mi sa che ci fermeremo poco prima di sconfiggere il Metal Gear, quindi penso che oggi è venerdì. È venerdì, sabato, domenica.
sì, perché sto registrando più puntate nello stesso giorno, quindi non porto avanti. Questa qua uscirà domenica, sì. Penso che per fine settimana prossima dovrei aver finito il gioco, teoricamente. Se tutto va bene, secondo i miei calcoli. E dopo magari farò anche qualche gioco su richiesta, visto che mi è stato richiesto anche un gioco, quindi farò anche un po' di giochi ancora per la, sempre per la PlayStation 1. E ripeto, se avete qualche richiesta, PlayStation 1 anche, PlayStation 2, se avete qualche richiesta o qualcosa da qualche gioco che magari avete molto a cuore, chiedetemelo pure, sarò ben disposto a farli, fare qualche gameplay, naturalmente non una, come ho già detto, un walkthrough come sto facendo con questo. Avevo in mente di fare qualche gameplay su su Final Fantasy 8, sempre dal PlayStation 1, però è veramente tanto tanto lungo, cioè infinito quel gioco, quindi abbandono l'idea, magari farò qualche battaglia così a tempo perso, ma non vi assicuro nulla. Ok, è cambiato forma, vedete, prima era gialla, adesso è azzurra, quindi ora possiamo portarla di là. Vabbè, fare mi sembra in fretta perché tipo penso che non sia, non duri in eterno. Comunque, lanciate due per sbaglio. Vabbè, dai, andiamo. No, 2 minuti, sì, penso proprio di farcela. Vai, veloce, 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 veloce. Innanzitutto mettiamo la body armor, non si sa mai che cazzo ti spunta fuori. Inserirò la carta nel coso e poi salvo, perché sì, il tempo qua scasseggia purtroppo. Mi farò sgamare perché non ci voglio stare lì col cecchino, perdo troppo tempo. Che cazzo di fine ha fatto? Ah, vabbè, non se lo incula nessuno, quindi tra. Allora, ok, esplodi. Seriamo e salviamo. Next comes pal number 3. Warm the key. Ok ragazzi, qua salvo. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al nostro canale e seguiteci su Facebook. Bella a tutti, da Visca.